Ministro, il documento programmatico dell'INL per il 2022 per la vigilanza sul lavoro attribuisce agli ispettori INL la vigilanza previdenziale, lavoristica, assicurativa e adesso col decreto 146 anche gli accertamenti su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Non lo dico io, lo dicono gli ispettori anche dell'INL. L'ispettore tuttologo non esiste, allora perché consegnare al mondo del lavoro una vigilanza meno specializzata, meno competente? Intanto perché lo dice una legge, finché una legge non viene cambiata e il ministro è tenuto ad applicarla e ad attuarla. In secondo luogo, alla luce della legge stiamo lavorando per differenziare i percorsi formativi e dare un'articolazione di competenze che consenta di tenere insieme anche queste funzioni che hanno effettivamente un carattere eterogeneo. Cioè, secondo lei una persona può occuparsi di tutto, un ispettore del lavoro può occuparsi di tutte quelle materie? In molti paesi europei questo avviene, presumo che gli ispettori italiani abbiano uno standard comparabile con quello di altri paesi europei. Quelli nuovi li selezionerete con una semplice laurea triennale qualunque? Ho studiato un pochino in questi giorni, il Fatto Quotidiano. No, era per non è che ci occupiamo di... No, finiamo. Vengono selezionati con una laurea triennale, ma vengono inquadrati attraverso percorsi di carattere formativo che ritengo possano dare una risposta. Senta, ministro,